Al Canale Fusi, borgo nel cuore del Parco dei Nebrodi, luogo dove risiedono i grifoni, l'Aquila Reale, dove c'è un castone roccioso di stile dolomitico, dove non sembra di essere in Sicilia, o meglio, essere in una Sicilia diversa, che non è quella del mare, ma bensì è quella di questo borgo caratteristico, incastonato nella natura. Il lago Maullazzo, l'accesso al lago Biviere, la grotta dell'Auro, sono alcuni dei posti meravigliosi che si possono visitare in questo splendido paesino, con un centro storico che ha vissuto tutte le colonizzazioni che ci sono state in Sicilia. Vi invito a venire a visitare San Piero, perché è un paese ricco di storia, di tradizioni, di gastronomia buonissima. Ci sono dei luoghi molto suggestivi da visitare, c'è un convento bellissimo, il convento del Carmine. È un quartiere dove si sente, si respira ancora l'aria delle dominazioni che San Piero Patti ha avuto. Si chiama quartiere Arabite. Solitamente chi viene a San Piero per la prima volta decide di ritornarci. Lì trova gente pronta ad accogliere, gente accogliente, si respira un'aria di casa. La tradizione, la cultura sanpietrina, il dialetto gallo-italico, sono tutte emozioni che si rivivono percorrendo il nostro borgo.